Abbiamo in collegamento il professor Paolo Becchi, universitario e diciamo che è considerato vicino ai movimenti sovranisti, in particolare alla Lega e alle 5 Stelle. In collegamento Paolo, professore, Sì, eccomi. buongiorno a lei. Allora, il Sì, tema del ciao. giorno è quello della nave 18 annessi e connessi. Il suo punto Sì. di vista. Ma il mio punto di vista è che il capitano, tra virgolette, sta sottovalutando il mare in tempesta. Perché? Perché è vero che da populista sta facendo tutto il possibile per dimostrare che l'UE non è la soluzione del problema, ma è il problema stesso, e su questo mi pare ci sia perfettamente riuscito. Ma adesso che fare? Non è molto chiaro qual è la strategia del capitano. Qual è la strategia? Tenerli così interno sulla nave? Non credo, ecco, che questa sia un'ipotesi sostenibile, tenendo presente che la magistratura ha cominciato già a indagare e le leggi attualmente dello Stato gli consentono di indagare. Questo è uno stato di fermo non giustificato. Ma la sicurezza nazionale, oddio, vogliamo dire che 150 migranti sono un problema per la sicurezza nazionale del territorio dell'Italia? Mi sembra un'argomentazione un po' difficile da sostenere questa, ecco. Badato, io non è che sia contrario al respingimento, ma l'idea di tenerli lì così in attesa, li vogliamo vedere che cosa sono, eccetera, quanti sono e che cosa fanno, non può durare a lungo, non può durare a lungo. Respingimento però a condizione che la Libia sia disposta a accettare, perché se no che cosa vuol dire respingimento? Che le portici nelle coste libere e poi li butti giù in mare? Beh, penso che non sarebbe questa una soluzione accettabile. Insomma, il populista dovrebbe cominciare a fare il politico e Ecco, le potrebbe faccio una farlo domanda, tranquillamente, non professore. è che il politico, lasciami finire un attimo l'argomentazione, no? Perché? Perché il populista può anche fare il politico, cioè un decreto legge come quello che noi abbiamo proposto di Palma da diverso tempo, ma si vede che il populista ora è occupato da altre cose, un decreto legge in cui si vieta a qualsiasi imbarcazione che abbia a bordo migranti di sbarcare sulle coste italiane. E nel caso di nave militare, se nel caso di specie di nave militare, si procede immediatamente a un processo per insubordinazione nei confronti dei militari che hanno preso a bordo, senza l'autorizzazione del governo, dei migranti clandestini. A Le faccio meno una che domanda, non si professore, mi tratta, perdoni. scusa un attimo, a meno che non si tratti di persone che effettivamente sono naufraghi, cioè sono persone che stanno morendo in mare, allora in quel caso c'è, ma sappiamo che non è questa la situazione, perlomeno non è questa la situazione che si è verificata sul caso di Ciotti. Ecco, adesso ti lascio ovviamente tutte le domande che vuoi. Il problema fondamentale è che al momento si può configurare sulla base delle leggi dello Stato italiano uno stato di fermo non legale, quindi potrebbe avere delle conseguenze molto gravi per chi continua a sostenere questa situazione. Ecco, A te la professore, domanda. però le faccio una domanda. Quando Prego. Matteo Salvini chiede nel nome dell'Europa, che pare che esista, che anche gli altri paesi, oltre all'Italia, accolgano qualcuno di questi profughi, di questi, li chiami come vuole, Sì. Sì. diciamo, esiste l'Europa, una quota se la prende l'Italia, ma per, ad esempio la Francia, la Spagna e altri paesi, per quale motivo non devono, se esiste un'Europa, accogliere anche loro una parte di questi infelici La profughi? dimostrazione di quello che sta succedendo, l'Europa lasciamola perdere, parliamo dell'Unione Europea. L'Europa è tutta un'altra cosa rispetto all'Unione Europea. Quello che sta succedendo è una dimostrazione molto chiara che non è vero che l'Unione Europea esiste per fare i cazzi loro,
ma non per fare i cazzi dei cittadini e soprattutto i nostri cazzi. Quindi questa idea l'Unione Europea si riprende o non si riprende, no, ha deciso di non prendersela bene. Quale dovrebbe essere la conseguenza adesso per un governo populista, sovranista? Quello di dire, noi ci abbiamo provato, non è andata, vedete cos'è l'Unione Europea e adesso le leggi ce le facciamo noi, perché noi siamo ancora uno Stato sovrano e ci va avanti con il decreto legge che ho proposto in questi giorni. Invece no, il populista non li fa sbarcare, li tiene lì e la magistratura comincia a indagare. E quell'altro populista dice, non pagheremo più l'Europa, i soldi non li vedrete più. Tanto, insomma, è voce così, tra qualche giorno questa voce si è completamente dimenticata. Vogliamo far sì che un governo populista diventi anche effettivamente sovranista e prenda delle decisioni politiche che non sono dei selfie, molto belli, ma non sono dei selfie? Vogliamo far sì che questo governo prenda una decisione politica forte come quella di dire, punto, la legge sull'immigrazione clandestina, chi viene in Italia è considerato comunque un reato grave di immigrazione clandestina. Punto, le leggi, è fatto subito immediatamente un decreto legge in cui c'è scritto che una nave che arriva in Italia e porta immigrati clandestini a bordo deve avere prima la previa autorizzazione del governo, non soltanto di farli sbarcare, ma anche di farli caricare. Vogliamo fare questo o vogliamo adesso dire come è cattiva l'Europa che non si riprende? Capisco, professore. Allora facciamo una cosa. Innanzitutto grazie per la sua disponibilità. Io direi che ci possiamo aggiornare magari tra una o due settimane, ma magari anche la prossima settimana. Lei non ha nessun problema a collegarsi con noi o non con lei e vediamo di seguire da vicino gli eventi, facendo ovviamente mente locale anche su quello che lei ci ha enunciato con grande pragmatismo. La ringrazio e una risentita. Arrivederci e buona fine. A lei, professor Paolo Becchi. Io leggo spesso gli articoli del professor Becchi su Scenari Economici. Veramente un sito molto molto interessante. Bene. Quindi io sono un ammiratore del professor Becchi, che non ha peli sulla lingua e dice le cose che pensa e secondo me molto praticamente sempre sono le cose giuste, e quindi grazie al professor Becchi anche per scrivere su Scenari Economici. Bene.